Un Enzo Paolini ironico ma determinato allo stesso tempo è stato quello che ha parlato nell'apertura della sua campagna elettorale e che lo vede candidato a sindaco di Cosenza, parlando al cuore della gente accorsa per ascoltarlo. Intanto vi posso richiamare io. La città, l'intenzione di dare una svolta, un cambio di marcia. Un cambio di marcia vero però, non in politichese. Di valori in politica ha parlato anche con chiaro riferimento a quello che ha sempre definito un imbroglio da parte del Partito Democratico sulle mancate primarie per la scelta del candidato a sindaco. Ma più che digerirle io, le dovrebbe digerire il PD, le non primarie. E fanno parte dello statuto del PD, un valore irrinunciabile. Non so come abbia fatto a non farle, però è così, è un fatto, è oggettivo. Non le ha fatte ed è un problema grave di democrazia e di vulnus per loro, non per noi. È una campagna elettorale straordinaria, magnifica, non è difficile. È la campagna elettorale più facile che possa esserci. La difficile è quando si ha una dimensione troppo legata a condizionamenti. Io non ne ho, non ne avevo prima e probabilmente avrei contaminato dei non condizionamenti i compagni di viaggio. Evidentemente invece c'è chi vuole essere condizionato. E ad assistere al comizio, tra i tanti presenti anche Katia Gentile, è il padre vicepresidente del Consiglio regionale Pino Gentile ed esponente del nuovo centrodestra, partito al quale è stata ricusata la lista civica Cosenza Popolare per delle inadempienze a sostegno di Enzo Paolini. Una presenza a testimonianza del fatto che il patto proseguirà a prescindere se la lista verrà riammessa o meno.